Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Superbike 2016, Savadori 131 punti, terzo, Ria 144, primo, e Vandermark, secondo, a 140 punti. E oggi siamo a Sepang, round 6 di campionato. Qui Sepang di solito si fa bene, quindi cerchiamo di far bene. Dai. Non perdiamo tempo, andiamo subito nelle prove libere. Davis ancora. Miglior tempo provvisorio nelle prove libere. Sepang è una pista abbastanza larga e molto bella, a noi andiamo sempre bene, a tutti i piloti che abbiamo utilizzato abbiamo sempre fatto bene, quindi speriamo di far bene anche qui con Salvadori. C'è curva 7-8 che è un po' difficile da unire, però di punti in cui l'IA è mostruosa qua non ce ne sono. Siamo solamente noi che abbiamo difficoltà in questo punto qui a unire quelle curve. L'unico pericolo di possibile attacco dell'IA. Altrimenti niente. Vabbè, poi su rettilineo magari ti possono tirare la staccatona alla prima curva e qua in fondo, però in fondo non qua in fondo, qua in fondo più avanti è il rettilineo opposto a quello del traguardo, lì potrebbero tirarti la staccatona, però non perdi una marea di posizioni. Poi sì, dipende tutto dal motore. Eh? 1,55 e 37. Poi sarà 35, mi sa. Una roba del genere. Ci sono sempre quei 0,02 che ballano, infatti. 0,02 dal tempo che si è visto nella grafica prima al tempo della classifica delle prove libere. Quindi con 2 secondi e 33 di vantaggio Savadori, primo tempo nelle prove libere 1,55 e 35. Bene, adesso andiamo direttamente in Super Pole 2. Prevedo un'altra Super alla fine. Nel video domenicale per questa settimana avevo detto che ci sarà, sarebbe potuto essere un video extra, aggiuntivo, ma alla fine ho deciso di cambiare idea adesso sul momento, e quindi questa settimana ci saranno 4 video solamente di Superbike. Quindi questo è l'ultimo video della settimana e poi ci sarà domenica il video domenicale per parlare dei video della settimana che va dal 20, dal 20, dal 30 fino a quella del 5, cioè la settimana del 30 al 5 di 30 gennaio, 31 gennaio e poi dal 1 al 5 febbraio. Vediamo cosa poter fare in quella settimana lì. Comunque, video domenicale, domenica 29 alle ore 10. I soliti video domenicali la domenica alle 10 di mattina, no? Vabbè, non perdiamo tempo e andiamo in Super Pole 2. Ovviamente non parlerò, giro da super concentrazione, anche se ce n'è anche poco bisogno di essere concentrati per questo tempo qui, perché 1,57,60 è facile da battere per noi.
Però meglio essere concentrati, dai. E quindi non parlerò. Inizia il giro adesso. Pole position 2 secondi 69 di vantaggio su Ria, che era il poleman momentaneo. Salvadori, pole position ancora una volta, sesta consecutiva, 1:54.90. Dai, ci vediamo per gara 1. Eccoci, siamo pronti per gara 1. Griglia di partenza, gara 1 per gara 2, poi si parte. Salvadori, Ria, Giuliano, Vandermark, Sykes, Davis, Torres, Aiden, Camia, Gintoli, Fore, Lowe's, Ritterberger, Brooks, De Angelis, Hook, Tot, Ansoleti, Abram, Ramos, Sebastien, Schmitter, Barrier e Mendy. Ok, il primo parte tutto esterno alla prima curva, quindi bisogna chiudere subito sulla destra e nel caso difendere ancora. Ah no, siamo interni, mi sono confuso, anche siamo interni, bene, dobbiamo spostarci a sinistra. E non ce la facciamo perché partono meglio Ria, Giuliano e Vandermark. Proviamo a tirare la staccatura senza prendere rischi. Uno lo passiamo e anche Ria ci siamo riusciti, sì. E anche all'esterno sulla onda, sì, che partenza, siamo primi. Dobbiamo cercare di gestire e scappare. Sarà difficile perché saranno inferociti gli avversari. Però tanto vale provare. Buona la partenza lo stesso, anche se non si è stati perfetti, nel senso che non siamo partiti e non abbiamo perso posizione, abbiamo perso qualche posizione e l'abbiamo recuperata in 2-3 curve, quindi non proprio perfetta, però buona partenza, dai. Siamo riusciti anche a far bene la 7 e la 8 insieme. La 9 qua bisogna stare attenti perché c'è sempre quella conchetta proprio nel momento in cui appoggi la moto in piega, se prendi quella conchetta lì finisci per terra. E abbiamo incollato al serbatoio, allo scarico della moto, il pilota Ducati italiano con numero 34, Davide Giuliano. Adesso ha perso qualcosina, però prima alla 9 era veramente
minaccioso incollato allo scarico e alla ruota della gomma posteriore della priglia numero 32 di Salvatore. Buona anche l'uscita dal tornantino dell'ultima curva. E si conclude così il primo giro. Inizio secondo giro con un secondo e 0,5 da Davide Giuliano. Attenzione qui il tornantino della 1. Si infilano due e non è la Kawasaki, è la BMW di Torres, credo. Adesso si è fatto sotto anche Vanna, ma ne ha approfittato. E sono spariti, cos'è successo? Guardate che non erano Wanderman, sono spariti. Attenzione perché Wanderman è passato in testa, adesso però lo ripassiamo alla 5. Fatta ancora una volta bene la 7-8. Piccola carenatina per ripassare in prima posizione. Sono ritornati gli altri due che si erano persi all'inizio del primo giro, del secondo giro, con l'infilata sulla parte di Vandermark. Davide Giuliano e Torres. Le Kawasaki molto in difficoltà allora. Ripassa il pilota spagnolo della BMW e anche con la scia la Ducati. Un pochino di difficoltà c'è adesso. Calano le gomme, siamo a metà gara. Intanto è scappato. La grafica dice Ria, non mi sembra Ria. A me sembra Torres quello là. Comunque sta scappando chiunque sia il primo. E se fosse Ria non è un buon segnale. Noi dobbiamo adesso difenderci dagli attacchi di Vandermark. È un po' rischioso cercare di resistere all'attacco lì di Vandermark, sarebbe finito per terra insieme. Se parlerò poco è perché sono molto concentrato, adesso, perché è una fase delicata del Gran Premio. Si concluderà adesso il terzo giro. E si inizierà il quarto. Ripassa Vandermark. Adesso sarà lui il leader del Gran Premio, del campionato, scusate, il leader del mondiale. C'è il nostro compagno di squadra in quinta posizione. Dai, va bene per lui. Mica tanto per noi perché siamo quinti adesso. E dobbiamo stare attenti anche al ritorno di di Camier. Se riprendiamo il quarto posto.
Abbiamo unito bene, proprio in maniera perfetta, la 7-8, però sbagliamo la 9, prendiamo la conca, mentre eravamo in derapata, e allunghiamo la staccata della 9. Ci rimettiamo davanti in terza posizione, e intanto c'è lotta tra De Angelis e Davide Giuliano. Mentre i primi due ormai sono scappati. 4 secondi e 8 di vantaggio. Adesso da recuperare è un po' impossibile. Sbagliamo la staccata, la allunghiamo un po' troppo e ci ripassa Davide Giuliano. È un po' strano che le piste che ci piacciono, noi facciamo sempre schifo. Non riusciamo ad avere quella fiammella di speranza per provarla a vincere. Non ce l'abbiamo. Mentre Aragon, che è una pista in cui abbiamo difficoltà, stranamente abbiamo vinto. Abbiamo fatto anche doppietta. È strano questo. Intanto l'ultimo giro, siamo a metà dell'ultimo giro. E ormai anche il podio mi sa che sia scappato, sia lontano. Forse gli avversari hanno gestito bene le gomme all'inizio, le hanno risparmiate, noi abbiamo, ce ne siamo trasbattuti delle condizioni delle gomme e abbiamo sbattuto fuori uso le nostre gomme. Quindi adesso di gomme ne abbiamo poche, gli altri ne hanno quel qualcosina in più che gli ha permesso di arrivare davanti a noi. Però comunque bella gara, eh? No, De Angelis, stai dietro. Ok, quarti. Torres, Vandermark e Davide Giuliano. Poi Salvadori, De Angelis, Camier, Sykes, Hook, Sebestier, Schmitter, Abram, Davis, Ramos, Menghi ancora punti, Ria fuori dei punti, 16esimo, Barrio 15esimo, poi Ria al Alfredi, fuori Tot, Vintoli, Aiden ancora fuori dei punti, in difficoltà, in crisi nera per Aiden, poi Ritterberger, Brooks, Lowe's, e basta. I tempi non li guardiamo neanche. Noi ci mettiamo a 16 punti, a pari punti con Ria in seconda posizione. Stavolta siamo noi davanti a Ria per il miglior piazzamento. Vandermark scappa a 16 punti. Poi Ria bisogna stare attento. Dobbiamo stare attenti noi e Ria al rientro di Giuliano, che ha solamente a 9 punti. Attenzione. Mentre Aiden rimane 12esimo e De Angelis 13esimo, sorpassa Ritterberger. Si mette 4 punti dall'americano della Honda, mentre Brooks è decimo a pari punti con Forè. Va bene, anche questo l'abbiamo detto. Quarta posizione per noi, nuovo record, abbiamo girato in 1:51,91, quindi giro record di tutte le carriere che abbiamo fatto su questa pista da quando abbiamo il nuovo telefono. Niente, ci vediamo per gara 2. Eccoci qui. Gara 2. Obiettivo di gara 2, oltre che a partire bene, bisogna anche saper gestire le gomme. Perché altrimenti finiamo nella stessa situazione di gara 1. Griglia di partenza che è la stessa, quindi si può partire.
Parte bene Davide Giuliano, Ria parte male. Ne approfitta anche l'altra Ducati, il compagno di squadra di Davide Giuliano, e Vandermark, il leader del campionato. Però la seconda curva, che noi siamo esterni, la seconda curva gira a destra e ne approfittiamo per stare davanti, che poi veniamo a contatto con Vandermark. Ha cercato il contatto Vandermark perché noi eravamo sulla nostra linea. Vandermark dall'esterno ha chiuso come se non ci fosse nessuno al suo interno. Quindi ci tocca recuperare e siamo già in quarta posizione con, non so chi sia il primo che sta creando un minimo di vantaggio. Davanti a noi abbiamo le due Honda e proviamo a passarle qua alla 9, vediamo se riusciamo. Ci riusciamo, super staccata e rimaniamo davanti. Il primo sarà Davide Giuliano a sto punto. Nuovo contatto con Vandermark e siamo già due in un giro. Riprendiamo la pista in quarta posizione. Sì, eravamo più indietro, però abbiamo recuperato subito perché c'era il mucchione, come si può vedere dalla minimappa, e ne abbiamo approfittato stando tutto all'esterno. E poi sbagliamo l'uscita, abbiamo accelerato leggermente troppo presto quando eravamo ancora piegati, quindi la moto ci ha portati tutti all'esterno, anche sul ghiaione della, credo che sia la 14 quella curva lì, la penultima. Questa è la 15 e abbiamo già un ritardo abbastanza importante sul terzo. Adesso vediamo come sarà. 4 secondi 32, appunto, è abbastanza importante. Già sono tutti e tre là uniti, noi siamo attaccati di 4.32 in quarta posizione. Siamo stati anche troppo interni e siamo andati sull'erba. Abbiamo guadagnato qualcosina, 7-8 decimi per esattezza. Cosa è successo là davanti? Vabbè, la moto va per i cavoli suoi. E perdiamo la posizione. Sembra di fare motocross con una moto che non è adatta a motocross. Stiamo recuperando perché il primo si sta distaccando di nuovamente e gli altri due con una distanza costante si stanno anche distaccando. Stanno perdendo, non che si stanno distaccando, stanno perdendo dall'inseguitore che è da solo, ed è Salvatore che è in quarta posizione. Un'altra caduta, siamo alla terza, solo con un pilota, con lo stesso pilota, Davide Vandermark. Errore mio, scusate. Sto mancando di concentrazione adesso. Tra l'altro abbiamo girato nello stesso identico tempo del giro precedente, dei giri precedenti in quel settore lì. 0.000. Proprio il millesimo spaccato il tempo nel settore. Ne approfittiamo e ne passiamo due. Da quinti passiamo terzi. Adesso abbiamo l'inseguimento della BMW, con il primo che sarà a questo punto Davide Giuliano, abbastanza distaccato.
piccola sportellatina. Vediamo se riusciamo. Sì, riusciamo, però ne approfitta. Miglior uscita, però noi all'esterno abbiamo una maggior velocità e ci mettiamo davanti. Seconda posizione, abbiamo anche qualcosina, abbiamo guadagnato anche qualcosina. Buono per noi. Ne stiamo andando a recuperare anche il primo. 3 secondi e 15, siamo vicinissimi a lui adesso. E molto lontani dagli inseguitori, che è un bel gruppone. Distanza di sicurezza più o meno dagli inseguitori, 2 secondi e 42 dal secondo, dal primo. Lo vediamo sempre più grande quel puntino nero davanti a noi. Nero perché siamo lontani e non riusciamo a distinguere bene il colore. Quando saremo più vicini sapremo distinguere la marca della moto e il pilota. 2 secondi tondi tondi ed è una Ducati, confermo la mia teoria precedente, è una Ducati ed è Davide Giuliano. Adesso qua siamo addirittura sotto anche al secondo, eh. Calo di gomma, calo di prestazione, calo di gomma per Davide Giuliano, a meno che noi una volta passati in testa lui si mette a spingere di nuovo come prima. Siamo passati davanti, vediamo se ne ha o non ne ha. Secondo me non ne ha perché siamo buttati davanti alla sua, davanti a lui, e ha rallentato e ha perso un po'. Con il nostro errore non ci ha passati, quindi forse ha un calo di gomma, calo di prestazione. Lo scopriremo alla fine di questo giro, sempre ammesso che noi non commettiamo degli errori. E poi lo scopriremo anche per tutto l'ultimo giro, che adesso manca poco. Manca poco poco poco, una curva e basta alla chiusura del penultimo giro e all'inizio dell'ultimo giro. È di nuovo sotto, è di nuovo incollato, però nella staccata è il suo punto forte. Noi abbiamo l'accelerazione, infatti è stato quasi risucchiato con un secondo 66, è stato quasi risucchiato adesso dal terzo. Attenzione, potrebbe ritornare su anche il terzo. Qua commettiamo l'errore di essere troppo interni alla prima curva. Ed è arrivato l'olandese della Honda. Attenzione, non commettiamo errori, non regaliamo gli altri punti. Non regaliamo altri punti a lui. Sarei fatto sotto ancora Davide Giuliano. Allora sta facendo finta. Prima, quando abbiamo recuperato tutto quello che abbiamo, che avevamo di svantaggio da lui una volta passati in seconda posizione, stava mentendo, voleva cercare il contatto per la battaglia. Qua ci distraiamo un po', tagliamo e perdiamo la posizione. Lotta nel finale. Allora ci ributtiamo dentro al 11. Passati alla 12, alla 13, alla 14, vediamo se riusciamo. Un secondo tondo tondo di vantaggio. Però sul rettilineo forse anche con un secondo la scia la prende la Ducati. Sono fortissimi loro. Con effetto scia. Attenzione, ci passa e andrà a vincere. Ci passa e andrà a vincere. Ci frega così. Secondi. Era tutta una finzione questa qui di Davide Giuliano. Purtroppo non arriva la vittoria su questa super pista Sepang.
Comunque stiamo davanti a Raya di nuovo e a Vandermark. Prima Vandermark c'era stato davanti, adesso siamo noi che siamo stati davanti a Vandermark. Vabbè, comunque Giuliano, Davide Giuliano, 93-093 di vantaggio su Salvador, poi Vandermark, Torres, Lowe's, Guintoli, Foré, Schmitter, Barrier, Aiden, Ria, Camier, De Angelis, Ramos, Brooks, Abram, Todd, Ritterberger, Hook, Davis, Mengi, Sebastien e Sykes e Alsoleiti. Infatti ha girato forte, Davide Giuliano ha girato fortissimo, forse nell'ultimo giro con i nostri errori ne ha approfittato, ne ha potuto approfittare. Però abbiamo capito allora che bisogna avere più di un secondo per essere sicuri di uscire dall'ultima curva davanti qua su questa pista, perché altrimenti non ci stai davanti. E quindi abbiamo anche capito forse che, ma credo di averlo detto nelle altre carriere su cui quando avevamo affrontato questa pista, che c'è, ci sono alcune curve tipo Tornantino con un rettilineo pauroso, che in quelle curve Tornantino loro quasi quasi sprofondano sotto l'asfalto per affrontare la curva in maniera mostruosa. E appunto è così. Vabbè, accorciamo di 4 punti, andiamo a 12 punti da Vandermark. Giuliano ne approfitta e passa Ria ed è a 4 punti da noi adesso. Ria sprofonda a 27 punti dalla vetta. Il nostro compagno di squadra si rimette agli inseguimenti di Brooks a 3 punti. Aiden ne approfitta e anche Foré ne approfittano per scappare e passare Brooks e anche De Angelis. Aiden credo, altrimenti era già davanti, non mi ricordo. Comunque, niente, questo video si conclude qui, credo prima seconda posizione per noi in carriera, no, dopo le due vittorie e i 3/4-5 terzi posti. Vabbè, comunque, se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, commentate con quello che volete, condividete il video a chi volete, anche per far crescere questo video di visualizzazioni. Vi ricordo anche che dobbiamo raggiungere i 175 iscritti e siamo a 100 dal momento in cui sto registrando questo video, siamo a 169. Quindi se vi piacciono i contenuti che porto, se vi piace questa serie qua di Superbike, se vi piacciono i video della carriera, un po' tutto, se vi piace potete iscrivervi al canale, attivare la campanellina, così video che usciranno in futuro non ve li potrete perdere, specialmente di questa super carriera che stiamo portando qui sul canale. E quindi niente, noi ci vediamo settimana prossima, domenica con il video domenicale e poi con i video della settimana prossima, lunedì, a partire da lunedì. Ciao a tutti!